Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di streaming e birre di qualità. Io sono Roberto e se vi piacciono i miei abbinamenti iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi episodi. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Prima di cominciare vi ricordo uno dei partner di questo podcast che è il Beer Shop Online 1001 Birre. Su 1001 Birre potete trovare tutti gli stili di birra di cui parliamo in questo podcast e anche di più. Quindi vi consiglio di andare sul loro sito, di comprare tutte le birre che vi interessano e in fase di acquisto di inserire il codice BARLEY1001 per ottenere un 5% di sconto immediato. Oggi parliamo di un film del 2022, un film belga, attualmente disponibile su Now TV, e questo film lo considero talmente prezioso che vi assicuro che non ci saranno spoiler. Il titolo del film è Close, scritto e diretto da Lucas Daunt, che ha soli 32 anni è già uno dei registi europei più interessanti in attività. Crescere è un processo inarrestabile e irreversibile. Che tu sia pronto o no, non ci sono alternative. E Close parla proprio di questo, di quanto la vita, quando hai 12-13 anni, possa cambiare in un attimo, semplicemente con un gesto, e tu devi semplicemente assecondarla, rimanerci dentro e crescere, diventare adulto tuo malgrado. Protagonisti di Close sono Leo e Remy, due amici che sono quasi fratelli. Vivono la loro vita nelle campagne del Belgio, rincorrendosi nei campi, correndo con la bici, semplicemente divorando la loro giovinezza giorno dopo giorno. La loro amicizia è quasi simbiotica, fanno tutto insieme. Giocano insieme, mangiano insieme, dormono insieme, anche i loro rispettivi genitori li vivono quasi come un'entità unica. Ma questa amicizia all'improvviso finisce. I due ragazzi vengono separati da quella che è semplicemente la vita. Non vi dirò come, quando e perché questa amicizia volge al termine, ma vi dico che Leo reagirà a questo distacco sperimentando il senso di colpa, la solitudine, l'alienazione dai suoi coetanei e dai suoi compagni. In un attimo, quella che sembrava la migliore delle vite possibili diventa un tortuoso percorso verso l'età adulta. Solo alla fine del film Leo riesce ad abbandonarsi ad un sano e umano dolore, perché è questo che siamo, soprattutto a 12 anni, esseri umani in preda a tutte le emozioni possibili. Close per me è un film davvero impressionante. Racconta la vita e i sentimenti di due ragazzini con una profondità finora mai vista prima in un film. E grande merito di questo risultato va soprattutto alla sceneggiatura. Una sceneggiatura molto leggera, delicata, nonostante i temi forti trattati. Dove ti aspetti il crollo di un personaggio o una grande scenata, invece trovi solo sguardi rubati, nascosti o appena accennati. Sguardi di paura o di vergogna o di ricerca di una risposta a una domanda forse troppo difficile. Guardiamo il mondo letteralmente attraverso gli occhi di Leo e Remy, che non vuol dire che lo guardiamo dal loro punto di vista, lo guardiamo proprio riflesso nei loro occhi. Infatti la regia di questo film è di grande intelligenza. La telecamera è quasi un attore tra gli attori, sempre alla giusta distanza o alla giusta altezza. Sembra di essere veramente lì con loro a condividere tutte queste forti emozioni. E non è facile di questi tempi trovare un film che racconti una storia semplice, senza inutili sovrastrutture. E Close fa esattamente questo, racconta una storia semplice, con rispetto e leggerezza, ma è una storia che vi assicuro vi rimane tatuata dentro. Una vera e propria gemma preziosa che nasce da questo film è il ragazzino protagonista Eden Dambrin, che è veramente impressionante. Leggenda narra che il regista di Close lo abbia conosciuto per caso durante un viaggio in treno e gli abbia chiesto quasi per gioco di provare a fare il provino per il film. Beh, se questa storia dovesse essere vera, siamo di fronte ad una delle congiunzioni astrali più fantascientifiche di sempre. Dambrin regge il 90% del film in primo piano e vi assicuro che non è facile per attori ultranavigati, figuriamoci per un ragazzino al suo primo film. Probabilmente ha l'incoscienza dell'esordiente di quello che si è ritrovato lì per caso, ma vi assicuro che la sua interpretazione, perché è un'interpretazione, non è lì solo perché ha un bel faccino, è assolutamente perforante. Un'altra menzione speciale che voglio fare riguardo a questo film è alla fotografia. Il direttore della fotografia, Frank van den Eeden, un belga anche lui, ci trasporta in un mondo di luce, sole,
colori naturali, vivaci, che anche nei momenti un po' più drammatici di questo film rimangono comunque vivi e solari, come indicare comunque un futuro di speranza. In un momento storico in cui il cinema ci ha drogato di effetti speciali, c'è una scena, anzi un'inquadratura di questo film che mi ha fatto letteralmente saltare sulla poltrona. È una scena in cui Leo e suo fratello sono sul retro del pick-up di famiglia e sono stati tutto il giorno a raccogliere fiori alla serra di famiglia, perché la famiglia di Leo ha una serra di fiori, tulipani. Stanno tornando a casa, quindi l'imbrunire, sono abbracciati appunto sul retro del pick-up guardando l'orizzonte, e a un certo punto un raggio di sole scarlatto illumina il viso di Leo. Semplicissima, ma di una potenza unica, perché quel raggio di sole, semplice ma inaspettato, all'improvviso crea un'atmosfera veramente magica. Quindi vi ricordo Close su Now TV. Questa è una visione che vi consiglio vivamente, non ve ne pentirete. È un film che me lo tengo proprio nel cuore, e adesso ci abbiniamo una bella birra. La birra che ho deciso di abbinare a Close è la Suave del birrificio dei Castelli, un birrificio della provincia di Ancona. Perché ho scelto proprio questa birra? Ci sono diversi motivi. Primo, la Blanche è una delle birre più tradizionali della cultura birraia del Belgio, ed è proprio una birra che insieme alla Saison si beve proprio nelle campagne dove è ambientato questo film. E guardando questo film con questi campi di fiori e anche questi grandi campi di grano dove questi ragazzini corrono, più volte mi è tornato in mente il sapore della Blanche, che è un sapore di cereale, agrume, zucchero candito. Spesso ci sono delle spezie, tipo il coriandolo, la buccia d'arancia, sempre candita. È una birra che in un certo senso mi ricorda la scoperta anche di questo mondo, il mondo appunto della buona birra artigianale. Un po' come i protagonisti di questo film scoprono la vita giorno dopo giorno nei loro 12 anni. Perché la Blanche di solito è uno dei primi stili a cui ci si approccia quando si entra in questo mondo della birra artigianale, perché viene considerato uno stile facile, perché comunque è una birra poco amara, profumata, un po' fruttata. In realtà è uno stile che ha una grande storia e anche una sua difficoltà esecutiva. I lieviti delle birre Blanche a volte riescono ad essere instabili e il dosaggio delle spezie non è mai così facile. Vi ricordo ancora il sito di 1001 birre, dove sicuramente troverete una Blanche, quindi vi consiglio di andare sul loro sito, comprare le birre che vi piacciono e inserire il codice BARLEY1001 per uno sconto del 5% su tutte le birre che avete messo nel carrello. Dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta, non fermatevi alla prima.